Però è un po' brutto vedere questo vuoto. Questo è praticamente un fuorionda, siamo insieme con Massimiliano Chiamenti, autore di Scherzi, vediamo di riuscire a inquadrarlo. Scherzi col punto interrogativo. Allora, Massimiliano Chiamenti, siamo in pieno centro di Ciao. Bologna, centro storico. Siamo in una mansarda veramente simpatica, sui generis, la mansarda di un artista direi, troppo simpatico, non abbiamo tempo di andare alla montagnola e ci limitiamo a riprendere questo perché è troppo forte. Bene, allora riprendiamo l'intervista da dove l'avevamo lasciata. Quindi dicevamo Massimiliano Chiamenti, l'autore. Allora, è stato direi sufficientemente chiaro, sufficientemente esauriente, ma ha lasciato giustamente, come deve essere, lo spazio per la curiosità di chi voglia e che debba poi andare chiaramente a leggersi il suo libro. Ha partecipato Massimiliano Chiamenti alla raccolta La Luna e il Drago, all'antologia presente nell'antologia La Luna e il Drago. E ci dica qualcosa di questa. Lei ha partecipato spinto da cosa? Ci dia così una chicca. Io cerco di diffondere quello che scrivo.